Buongiorno a tutti, io sono Jessica Runcio del blog Le ricette di Jessica e oggi mi trovo nel ristorante La Grande Italia di Milano 2 a Segrate per preparare un piatto della cucina italiana. E se mi dite italiana, io vi rispondo con siciliana. Oggi prepareremo insieme la pasta alla norma. Vi serviranno melanzane, passata di pomodoro, ricotta salata, maccheroni di pasta fresca, basilico, aglio e olio per friggere. Lavate le melanzane e tagliateli a cubetti medio-grandi, in questo modo. Poi metteteli a sgocciolare dentro uno scolapasta spolverandoli col del sale. Nel frattempo prepariamo la salsa semplice di pomodoro con olio, aglio, passata di pomodoro, basilico e sale e anche un pizzico di pepe. Torniamo alle nostre melanzane, hanno perso l'acqua di vegetazione amarognola. Adesso strizziamole con le mani e sono pronte per una frittura dorata e asciutta. Adesso friggiamo le melanzane in abbondante olio di semi. Mi raccomando, bollente. E a mano sgoccioliamole su carta assorbente. Nel frattempo buttiamo la pasta. Io ho scelto questi maccheroni di pasta fresca, ma andranno bene anche quelli di pasta secca. L'importante è che sia un formato di pasta corta. Adesso scolate la pasta e conditela con la salsa di pomodoro, una parte delle melanzane fritte e una generosa grattugiata di ricotta salata. Adesso amalgamiamo bene. Non ci rimane che impiattare. Aggiungiamo delle melanzane fritte e adesso una bella grattugiata di ricotta salata. Non ve ne pentirete, abbondate pure. Vi consiglio di decorare ogni porzione con una fogliolina di basilico. Sapete perché si chiama pasta alla norma? Pare che il primo a chiamarla così fu il commediografo Nino Martoglio, che amava le opere di Bellini e in particolar modo la norma. E assaggiando per la prima volta questa pasta disse: chi ste na norma? Allora, nel frattempo, preparala anche tu a casa tua. Ciao!